Ciao a tutti e ciao a tutti, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi la quinta puntata del mio barattolo di libri. Ok, per chi non sapesse che cos'è ve lo spiego subito. Il barattolo dei libri è un barattolo dove io scrivo ogni volta che finisco di leggere un libro il titolo all'interno di un fogliettino con la data in cui l'ho finito. E fondamentalmente è una specie di diario, una specie di, diciamo, lista dei libri che ho letto, però è fatta a barattolo. E quindi ogni volta che io faccio questa rubrica mi metto qui a pescare uno di questi fogliettini ed a parlarvi del libro che esce. È un modo quindi un po' particolare che utilizzo per consigliarvi dei libri. Nei video precedenti vi ho già consigliato alcuni dei libri presenti all'interno di questo barattolo, ma in realtà non mi ricordo tutti i consigli che vi ho dato, quindi vogliate perdonarmi se mi metterò a parlare ancora una volta degli stessi libri. Io cerco di togliere tutti quelli di cui ho già parlato, ma appunto non me li ricordo tutti, quindi sorry. E niente, quindi incominciamo subito. Ok, questo è bello. After, finito il 16 gennaio 2016. Ok, After è un libro odiato e criticato da tantissime persone, ma io non mi accodo alle persone che lo odiano perché è contro i miei principi odiare qualcosa, men che meno un libro. Questo perché credo che i libri siano in grado di donare qualcosa in base alla persona che li sta leggendo. Nel senso, ci sono delle frasi, delle citazioni, dei pensieri che possono accrescere, possono toccare, possono far sentire meno sola una lettrice, un lettore, qualsiasi persona che appunto sta leggendo quelle righe, quelle pagine. E questa cosa può dartela After come può dartela Dostoevsky, come può dartela D'Annunzio, come può dartela qualsiasi autore. Capita a tutti ovviamente di aver bisogno di sentirsi dire una frase, di sentirsi dire una parola, di leggere quella frase, quella parola e di dire cavolo, è ciò che provo io, ciò che sento io, ciò che mi sento di voler esternare e non sapevo come dirlo. A me è capitato con After, può sembrare strano. Ho letto questo libro in un periodo veramente terribile della mia vita e alcuni pensieri, alcune sensazioni che ho letto all'interno di questo libro mi hanno toccata, perché era esattamente ciò che sentivo io. È un libro che personalmente non consiglierei perché lo trovo abbastanza povero di contenuti, lo trovo abbastanza povero come letteratura. Se dovessi consigliare un libro per la bellezza del libro, probabilmente non consiglierei After. Però mi trovo a dover dire, e lo dico sinceramente, questo libro mi ha dato qualcosa, nel senso che io quando l'ho letto mi ci sono rivista e rivedendomici non posso dire che è un libro che non mi è piaciuto, perché appunto ho visto me stessa all'interno di questo libro. Ok, ho fatto tutto questo sproloquio per dirvi ciò che realmente penso di After e ok, adesso potrete, non so, ridere di me, però credo che sia qualcosa che vada oltre il giudizio perché è una cosa molto personale, quindi non so che devo fare, me ne devo vergognare, non lo so, però questa è la verità. Abbiamo poi Anna and the French Kiss, finito il 28 gennaio 2016 ed io sotto commento. Domani è bisestile. Non capisco perché ho fatto un commento del genere, però va bene. Anna and the French Kiss è un libro molto carino, molto dolce. Mi è capitato più volte di parlarne bene, anche se so di gente che l'ha disprezzato. A me è piaciuto tanto. È una storia d'amore ambientata a Parigi, già questo mi piace tantissimo perché io adoro Parigi, sebbene non ci sia mai stata, però nella mia mente l'adoro molto. Va bene, chiusa questa parentesi. È una storia d'amore di una ragazza che appunto si trova a dover frequentare una scuola americana su suolo parigino e qui si trova a conoscere tante persone, tra cui un ragazzo fantastico che le piace tantissimo. Non ricordo il nome in questo momento, però comunque è una semplice storia d'amore, però ha risvolti talmente teneri, talmente romantici, che ti piace, ti prende, o almeno a me è piaciuta e mi ha preso. L'ho trovata fresca, leggera, è una lettura da fare in un momento di stress, in un momento in cui ci si vuole semplicemente rilassare, leggendo qualcosa di dolce e di non troppo impegnativo. 8 dicembre 2015, Malombra di Fogazzaro. Ok, questo libro l'ho dovuto leggere per l'università, ma è stato più che una lettura di dovere, una lettura di piacere, perché è un libro veramente bello e particolare. È un libro del 1800 italiano ed è un libro strano. Parla praticamente di una villa in campagna dove succedono cose strane, dove la protagonista non è ciò che crede di essere o che si mostra di essere, anzi è tipo la reincarnazione di un fantasma, di uno spirito. E io non so che dirvi, veramente non mi aspettavo una storia del genere, ne sono stata piacevolmente sorpresa e piacevolmente colpita, quindi ve lo consiglio perché non è niente di così strano, cioè nel senso è una storia strana, però non è niente di così impegnativo da dire oddio i classici, no.
è un classico veramente bello, è un classico che non faccio altro che consigliare, quindi anche qui ve lo consiglio di nuovo. E niente ragazzi, io credo che posso smetterla qui con i consigli. Vi ho consigliato 3 libri, però comunque per non rendere il tutto troppo noioso è meglio che mi stoppo e ricominciamo alla prossima puntata. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, fatemi sapere se avete letto questi libri e niente, io vi mando un bacione enorme, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!